tanta occasione mancata che avevo cambiato la partita. Attaccante quando sbaglia gol diventa difficile per tutti. Purtroppo sono situazioni di gioco e vanno accettate. Ci serviva magari un po' più di fortuna, non l'abbiamo avuta. Purtroppo quando non si fa gol si rischia di pareggiare e soprattutto di perdere. Oggi abbiamo perso una partita che faccio veramente fatica a commentare, perché penso che la squadra abbia messo l'atteggiamento, il gioco giusto in campo per vincere, affrontando una squadra forte, però l'atteggiamento, le giocate ci sono state, per cui faccio fatica in questo momento a commentare una sconfitta del genere, perché mi dà fastidio. Noi dobbiamo pensare a lavorare. Io ho visto una squadra che è scesa in campo con un atteggiamento propositivo. È normale che noi vorremmo vincere tutte le partite, però ci sono anche gli avversari. Io della prestazione dei miei ragazzi sono contento, non so cosa dirgli. Hanno fatto di tutto, si sono sacrificati, hanno fatto gioco, hanno messo in difficoltà una squadra importante, li siamo andati a prenderli alti. È stata un'ottima partita, ci è mancata la vittoria. Altre partite magari gli avversari ci hanno messo sotto e le abbiamo vinta, oggi invece abbiamo fatto noi la gara e purtroppo per una palla inattiva abbiamo subito gol perché siamo stati disattenti. Un momento migliore della stampa, la palla inattiva, quello fa bruciare un po'. Sì, brucia perché nell'aria c'era la sensazione che qualcosa doveva succedere da parte nostra, perché anche con Esposito, con Miracoli siamo arrivati, con Valente siamo arrivati, abbiamo attaccato bene la porta, li abbiamo messi a difendere, loro sinceramente hanno fatto poco, si facevano dei movimenti, però la mia difesa li assorbiva bene, però bisogna dare merito anche a loro che hanno vinto una partita difficile, perché affrontare la San Benedettese di oggi non era facile. Noi siamo scesi in campo per vincere, non ci siamo riusciti, però l'impegno c'è stato. E capisco anche l'amarezza che c'è dopo una sconfitta. Questo mio non volete non giudizio, ma solo un'impressione così, che è questo per dare il giudizio. Lei la notte dormendo, ha pensato mai di giocare senza centravanti fisso con quei tre che potrebbero creare problemi ai difensori statici avversari? Sarebbero Dall'Occhio, di Massimo e dell'Esposito. Anziché questo Miracoli che fa da punto di riferimento per gli avversari, credo. È successo a Ferro? No, ma io penso e cerco di trovare le soluzioni migliori. Miracoli non mi sembra un giocatore sinceramente scarso. Se dobbiamo dire che Miracoli è un giocatore scarso, io non me la sento. È un giocatore con alcune caratteristiche, è un giocatore che secondo me alla lunga ci farà la differenza. Ti ripeto, nel calcio quando l'attaccante non fa gol viene criticato. Lui deve lavorare, deve stare sereno, prima o poi i gol arriveranno. E poi il fatto di poter giocare con i tre piccoletti lo possiamo fare, lo faremo sicuramente. Il discorso è che poi bisogna anche guardare l'aspetto anche fisico, perché se noi togliamo o Miracoli o Sorrentino incominciamo a essere più piccoli a difendere sulle palle alte. Per cui troveremo delle variazioni, però voglio dire oggi è difficile commentare una sconfitta del genere. Ecco. Io ho visto una squadra forte, una squadra che comunque è scesa con grande carattere, voleva riprendersi quello che aveva perso a Fermo e abbiamo fatto di tutto. Più di questo io sinceramente non so cosa dirvi. Per me l'atteggiamento e la prestazione c'è stata, non c'è stata la vittoria che è la cosa più importante, però tante volte si è andato a criticare la prestazione e non si è dato valore al risultato. Questa volta la prestazione c'è stata, il risultato no, però questo fa parte del calcio, per cui noi siamo convinti che con questi ragazzi ci toglieremo grandi soddisfazioni. È normale che bisogna stare tranquilli e far crescere la squadra in una certa maniera. Lei ha scelto di nuovo tre ragazzi che insieme facevano 61 anni, probabilmente anche se erano quattro, quelli del Padova fino al doppio dell'età, e nonostante questo si sono comportati abbastanza bene. Sì, hanno giocato bene. La linea qual è adesso? Quella di continuare a scegliere? Certo. Se giocano così... Se giocano così, cioè questi sono scesi in campo e non dimentichiamo anche Mattia, sull'esterno ha fatto molto bene, ma se i nostri giovani giocano in questa maniera e ce li invidiano tutti, perché io non li devo fare giocare?
Questa è la nostra linea, questa è la linea della società e io cercherò di farli crescere e farli giocare il più possibile. Quando loro staranno bene dimostreranno di essere quelli che sono attualmente. Però sempre a livello di pressione, penso che il centrocampo sia poco esperto, ci mancano l'esperienza. Ho capito, però io quando non faccio giocare i giovani, quando faccio giocare i giovani manca l'esperienza, quando metto troppe esperienze mancano i giovani, troviamo una linea per favore, ditemi chi deve giocare e io vi faccio giocare. L'altra volta ho fatto giocare Di Cecco, è troppa esperienza. L'altra volta ho fatto giocare Da Monte, vabbè, ma ci vuole troppa intensità. Io prendo le decisioni, è la mia la responsabilità. Quando si sbaglia ed sono mie le responsabilità, io sono qua per decidere. Per cui, quando io prendo decisioni è perché sono convinto di quello che faccio. Non è che mi sveglio la mattina e faccio la formazione tanto per. Io sono contento dei miei giovani, sono contento... meno contento del risultato, però io sono convinto che questa è la strada giusta. Li abbiamo messi in difficoltà. Ma più che giocarci la partita con l'intensità, con le giocate, oggi Bove sembrava veramente un giocatore esperto, ha fatto lanci di 50 metri, Gianolese pressava tutti, Vallocchi ha avuto un calo e poi si è ripreso. Ma questi sono i nostri giovani e sono orgoglioso di avere. Dobbiamo stare tranquilli, io sono convinto che ci riprenderemo. Adesso siamo venuti da due sconfitte, adesso andiamo a Reggio Emilia, ce la giochiamo a viso aperto perché è questo che io voglio. E poi vedremo. Cioè, non posso dire niente alla mia squadra, sinceramente, oggi. Non trovo nessuna situazione negativa, tranne sulla palla inattiva, dove purtroppo ci siamo perso l'uomo e loro hanno fatto gol perché sono più alti, sono stati molto più bravi e hanno approfittato di un nostro errore. Noi questo non l'abbiamo fatto e abbiamo subito il gol nel migliore momento della partita.